Ciao a tutti, con questo video vi aiuterò a trovare il colore giusto di fondotinta per voi. Ci sono tanti metodi con i quali trovare il colore, però io trovo che questo sia il migliore. Avevo fatto un video del genere tanto tempo fa, però ho acquisito nuove conoscenze, quindi ho deciso di condividerle con voi e trovo che sia il metodo migliore, il metodo più preciso e più efficace per trovare il colore giusto. Come saprete, trovare il colore giusto per il fondotinta è importantissimo, è diciamo la base appunto di tutto il resto del make-up. Se non c'è quello giusto, tutto il resto viene rovinato. Ne vediamo tante di ragazze col mascherone scuro oppure troppo chiaro. Quindi è una cosa davvero importante e quindi spero vi sarà utile e vi lascio il video. Vi dico subito che non è per niente difficile trovare il proprio colore di fondotinta. È piuttosto un lavoro di osservazione attenta e soprattutto nelle condizioni giuste. Bisognerebbe osservare il proprio viso e il proprio corpo, questa zona, le mani, alla luce del sole e vedere che col fondotinta che si è scelto di provare sia tutto abbastanza uniforme il colorito. Tutte le persone siamo diverse, ma potete notare che ad esempio in me ci sono delle zone parecchio più scure. Questa zona qua è più scura, adesso mi sto vedendo nello specchio, questa è un po' più chiara, questa zona un po' più scura e nel viso di tutte le persone abbiamo delle zone un po' più scure. Non ci dobbiamo lasciar guidare su delle zone più scure perché altrimenti sceglieremo un fondotinta troppo scuro per noi, oppure neanche lasciarci guidare da zone più chiare. Vedete che anch'io ho qua questa zona un po' più chiara, invece le mani vedete che sono più scure del viso, anche il collo è un po' più scuro del viso, per cui bisognerebbe provare alla luce del sole, vedendo il resto, le parti esposte del nostro corpo, che ci sia col fondotinta che si è scelto di provare una certa armonia di colorito. Dovrebbe essere tutto uniforme. Io mi rendo conto che è molto difficile quando si va a comprare un fondotinta denudarsi lì nel negozio e provarlo alla luce del sole fuori. No, non è possibile. Quindi magari vi fate accompagnare da un'amica. Prendete un pochino di fondotinta, dite alla commessa vado a provarlo alla luce del sole, ne prendete un pochino e lo provate in questa zona. Questa zona generalmente è quella che ha il colorito più uniforme tra viso e collo. Generalmente il collo, questa zona qua, è molto simile alle mani e alle braccia, questa zona delle braccia, che è quella che è più esposta, dovete guardare quella per avere una guida. Non provate però il fondotinta solo sulle mani perché anche lì c'è gente che ha le mani più scure e quindi è tutto, non bisogna generalizzare. Io vi sto dando delle dritte che potete utilizzare per sceglierlo voi al meglio. Guardate questa zona qui e lo provate e cercate di sfumarlo. Lo sfumate bene e provate a vedere se resta invisibile sia nel viso che nel collo. Ci sono delle persone le quali hanno questa zona invece più scura. Nel mio caso è abbastanza uniforme tra viso e collo questa zona, ma ci sono delle persone che ce l'hanno molto scura. Non provatelo dietro perché è ancora più scuro. Un'altra zona nella quale potete provare è questa. Qua no, vicino all'orecchio, no, perché è un po' più scuro. Poi ci sono altre zone, vedete qui, anche questa. In certe persone è veramente impercettibile la cromia diversa tra le diverse zone del viso, in altre invece è molto evidente. Dovete andare un po' a prove. Dovreste chiedere il campioncino dei fondotinta e provarli, portarli a casa e provarli a casa. È la cosa più sicura, diciamo, per sceglierlo bene. Invece, se comprate un fondotinta da drugstore, vi consiglio di provare, come vi ho detto prima, andare fuori con uno specchietto oppure con un'amica che vi aiuti e vedere in questa zona, non troppo vicino all'orecchio e non troppo in qua, vedere appunto se il colorito resta uniforme. Un'altra cosa molto importante quando andate a scegliere un fondotinta è non fissarvi sui sottotoni. In questo senso qua si tende a generalizzare, non ci sono soltanto il sottotono rosa e il sottotono giallo. Ci sono più generalmente parlando i sottotoni freddi e i sottotoni caldi. C'è gente che ha il sottotono
rosa, c'è gente che ce l'ha giallo, c'è gente che ce l'ha rosso, c'è gente che ce l'ha verde. Quindi dovete andare a tentativi anche in questo senso, anche perché non tutti i fondotinta indicano il sottotono che hanno. Ad esempio MAC lo fa, ma tantissimi altri marchi non lo fanno. Quindi dovete andare a tentativi. Vi faccio vedere. Io utilizzerò questi due fondotinta perché in questo momento non ho la mia colorazione precisa perché mi sono abbronzata e quindi la mia colorazione non è più la stessa. Io in questo caso utilizzerò prevalentemente un NC25, che è questo, e utilizzerò un pizzico di NV35, che è rosato e più scuro. Se dovete mescolare due fondotinta per ottenere la vostra colorazione, vi consiglio di utilizzare fondotinta della stessa linea, dello stesso tipo. Se non sono della stessa marca, vi consiglio comunque di vedere che siano entrambi a base d'acqua oppure a base oleosa, perché altrimenti avrete un macello sul viso, vi si macchierà tutto se mescolate due fondotinta, uno a base d'acqua e l'altro a base di soluzione oleosa, quindi state molto attenti a questo. Provo il mio fondotinta. Vedete? Il mio viso è un pelino più scuro, ma perché vedevate che era comunque più chiaro del collo, e quindi trovo che sia un colorito abbastanza simile a quello del mio collo e delle mie mani. Quindi vado di questo. Questo fondotinta io preferisco applicarlo con le mani, trovo che l'effetto sia molto più naturale, molto più bello. Va lavorato, va esteso bene, perché altrimenti fa l'effetto maschera, anche visivamente, non soltanto a sentirsi indossato. Vedete che in alcune zone del mio viso c'è la differenza di colorazione, ma alla fine vedrete che è tutto molto uniforme, col collo anche, con il resto del corpo. Se dovete mescolare due fondotinta, come ho fatto io in questo caso, vi consiglio almeno le prime volte, quando non avete ancora più ancora tanta pratica sulla quantità, di farne un bel po', perché se vi manca poi fare esattamente la stessa miscela è un po' complicato, un po' difficile. Quindi finché non ci prendete la mano, fattene un pochino. Così ne avete per tutto il viso, al massimo lo potete mettere via se vi avanza in un contenitore di quelli per sample, si vendono su eBay a pochissimo, quindi potete anche preparare per 2 o 3 giorni la vostra quantità di fondotinta. Ci sono persone che hanno anche nel collo certe zone un po' più scure, se volete camuffarle potete applicare il fondotinta anche in quelle zone e utilizzare anche un fondotinta a fondo acquoso, che sono quelli più indicati per il corpo, ma se sono piccole zone utilizzate direttamente quello che utilizzate per il viso. Vedete che ha un colorito abbastanza uniforme anche con le mani e col collo, c'è una certa armonia di colore. Con un fondotinta del colore giusto potete anche limitare al massimo l'uso di correttore, perché coprirà abbastanza tutte le iscromie e le occhiaie, le zone più scure del viso. Quindi mi raccomando, non è difficile, dovete fare solo molta attenzione, osservare abbastanza bene il colore della vostra pelle e che ci sia un'armonia tra corpo e viso, altrimenti sembra che avete una maschera. Spero che queste dritte vi possano servire per trovare il colore giusto di fondotinta. Lasciatemi dei commenti, delle domande, risponderò molto volentieri. Vi ringrazio per aver seguito il video e ci vediamo alla prossima. Ciao!